Signore, il feste!
lui non ha nefulgioso nel dicio. Va bene, ora signori, facciamo silenzio e ascoltiamo quello che hanno da dire. Gente, gente, ma sono tante, eh? E giorno dopo giorno si fanno sempre più ardimentose e sfrontate. Io ho rinforzato il recinto intorno al mio pollaio, ma l'altra notte quelle mie hanno scavato su con le assi e sono entrate nel pollaio e le mie galline mi hanno avuto danno.
mai l'umore. Dello signore, e vedrete che le volpi si terranno alla larga quando vedranno le loro strane intrappolate. Sì, sì, però io penso che prima bisogna fare attenti che i nostri cani non escono dai recinti, perché sennò qualche duno finirà con una zampa imprigionata in una tagliola. In una tagliola. Adagista! Tu che avevi casa e con l'aglio ha limitato il posto. Come te la cavavi? Avete uscito con divertita? Sì, un paio di cuscioni. Ma io voglio uscita col collo tutto sferracchiato, la Norina. Perché noi siamo una grande famiglia, ci chiamiamo tutti per noi. La Norina, oh, mi faceva tante di quelle uova, ma tante di quelle uova. E la scessa appena pore, si è presa la paura che non me ne fa più. Le volpi lì mi hanno anche bevuto due uova. 50 trappole furono messe, ma soltanto 5 volpi furono catturate e le incursioni continuarono ancora. Dunque i paesani decidero che era il caso di convocare l'ennesima grande e magnifica assemblea di Poggio Fiorito. Al mio collare prenderò la vita difficile per le bestie, capiranno che non sono ben accetti in questo paese. Faremo mettere delle reti metalliche belle, alte, robuste per tutti i collari del paese. Marito, perché noi non lasciamo vivo i nostri cani da vicino, così loro poteva mandare via tutte le volpi? Però io pensavo che prima di liberare i nostri cani di scavare sotto le reti delle false buche e lì metterci le tagliole. Voglio vedere se riusciranno a spararle. Cento tagliole furono messe, ma soltanto 10 volpe furono catturate. Alla grande e magnifica assemblea del giorno dopo... Thank you.
dice sempre Medoro, il cane di mio nipote il Peste. Ma per me è solo fortuna. Fortuna? Figurati, c'è un po' di avanzi e due uova e un cane bastardo possono scoraggiare quelle volpi. Forse dipende dal fatto che le tue galline sono malaticce e rinsecchite ad Alcise. Forse, che sa. Il giorno dopo, scoperto che le nuove trappole non avevano avuto successo, gli abitanti del paese decisero che era il caso di lasciar liberi i loro cani. Per tutta la notte i cani abbaiarono furiosamente, correndo dietro alle volpi, che in silenzio schizzavano via. Passarono altri due bellissimi giorni e ci fu la nuova grande e magnifica assemblea. Il merito vada a Medoro, il cane di mio
mica scemo, fatto dire sulle gambe del pesce. Sarà anche un feticcio, ma pare capire tutto, dico tutto quello che esce di. Quando non è d'accordo, scuote la testa, Evidentemente, nonostante l'aspetto, deve essere un dominante. L'ho visto spesso inoltrarsi nel bosco. L'uccellino! L'uccellino! Allora, senti,
Ma non c'è nessuno che vuole interesse a un sacco di farina? Che quell'anello che potesse andare all'inferno della Belzebù? Notte dopo notte mi ruba mancabilmente 6 uova, mi venisse la diarrea! Passarono altri 10 giorni e altre 10 notti e Anello non mancava mai, beffandosi della ricompensa, del sacco di castagna, delle ricompense fatte dalle castagne, appunto, di far visita ai pollai di Mastro Castagna e per bersi le sue 6 uova. No, non ci posso credere! Ma Anello, ma è solo una volpe! Mica so, un essere fatato nei boschi! Se magari gli può un elfo! E perché no? Un asino con le ali che suona arpifero e balla sulle zampe di dietro! Marito! Ah. Tu lasciate stare, abitante di bosco! E noi abitate vicino al bosco e posso vi dare a te che non è facile! È vero! Non ognomo un anno, Che si diverte a pitturare i funghi magici in quelli buoni! Noi li mangiamo e ci viene male al pancino! Sì, è vero, dico anche che lo mio magnano sia molto distratto e gli capiti spesso di raccogliere e mangiare i suoi stessi buchi matti che ne sia male per giorni! Qualcuno, per aver bevuto forse qualche bicchiere di troppo all'osteria, aveva raccontato di aver visto un piccolo elfo fuori dal bosco dirigersi verso il pollaio del castagna, buttare in aria una pozione magica per far addormentare i 2 molossi, trasformarsi nella volpe Anello e dirigersi verso il pollaio per bersi le sue 6 uova. Ma ad un certo punto Anello smise di fare vista al pollaio mastro. La sera della domenica, al termine della messa, dopo che il mastro castagna... Allora, mondi impiastricciato di me, è andata male! Ma non c'è nessuno in grado di far scomparire Anello! Neanche per 2 sacchi di farina! Ma non c'è nessuno qua con un po' di sale sulla zucca che riesca a farlo! Ma non c'è nessuno! Con gli stupidi cani a tua marea.
una paura. Aveva un pelo dritto al croce, una coda puntata che si vedeva che stava per attaccare. E lo schioppo del cane era talmente forte, che l'ho sentito io fino da questa parte della casa. Però, appena, i molossi, atto mare! Sconfitti! Addolcita, se non essere tu a raccontare io non penso mai! E poi? A lei è rimasto così, Ti capo che avrà detto. Adesso non hai anche a me? Niente, mi dormo, esce sciolto dal cespuglio. Gli passa vicino e non lo degna neanche di uno sguardo. Ad anello non gli par vero, prende su, via! Per la strada del bosco. Il cane bastardo del mestre, difensore di una volpe. Viene da pensare che sia vera la dicerie del vento. Quell'animale è capace di incantare gli animali. E forse anche i cristiani. Adalcita, noi non dire idiozie. E poi cosa è successo? Mi dormo che quando rinchiudete della camera del pesto, la curiosità di un incontro esiste, vado a svegliarmi il tuo del pesto. C'era presto, Mi segue tutto sonnato, sbadigliava e si stropicciava gli occhi. E insomma, solo dopo una tazza così di latte bollente e una mezza tostina di biscotti con i miei buoni, sfumati, il bimbo cominciò a rispondere alle mie domande. Utile idea, quando Mastro Castagno ha offerto quella buona farina di castagne, avrei potuto mangiare con tutto il pianello e il buon pomodoro. Leo ci sarebbe stato scappato. Certo, accarezzò la testa del pomodoro e gli diede in bocca uno di quei miei biscotti buoni. E che lui si mangiò con soddisfazione. Molti catturati e uccisi, me ne sono state anche fin troppe. E la prossima primavera, ritorno, potrebbero invadere il paese. E gli altri non fermeranno di certo. E la bocca ancora piena di biscotti e di latte caldo. E lui e tu chicchi. E mi fece un picco in fronte. Ci si fa la cagata che fa. Alla zia Adalcita. Per un paio di
possono mai essere assurde. Il feste poi sarà anche una birba matricolata, ma penso che di certi discoli ve ne sia un gran bisogno. Today, we're gonna make a brand new start.